tutti, grazie a tutti gli ospiti, insomma, tutti i presenti che sono qui oggi. E mi dispiace che non potrò essere presente a lungo perché abbiamo un incontro in prefettura sul fotovoltaico, quindi su un tema importante per il nostro territorio, però mi allaccio a questo incontro che dopo per parlare dell'energia che si respira in città in questo periodo, un'energia pulita, un'energia vera, un'energia che entra nel cuore e nell'anima di tutti i viterbesi. Io non sono di Viterbo, ma già lo scorso anno con il primo trasporto, devo dire, per me è stata un'emozione grandissima, perché al di là della grande importanza che Santa Rosa ha, il trasporto stesso è un esempio per noi, per tutti, per tutto il mondo che osserva il trasporto della Madonna di Santa Rosa. E non è solamente per il percorso che viene fatto, per la fatica dell'arrivo, ma anche per la grande forza che i facchini ci trasmettono, forza e fragilità, quell'energia che credo oggi sarebbe queste due caratteristiche di cui tutti abbiamo bisogno, cioè quella di riuscire a capire che attraverso il senso di responsabilità che c'è, prendendosi così un forte peso sulle spalle, no? Noi spesso politici questo peso lo sentiamo, non è lo stesso, però io credo che se noi lo facessimo tutti con quella passione e quella forza che ci mettono i facchini, sarebbe sicuramente un modo per fare un passo in avanti e migliorare questa nostra società. Quindi è un'esperienza bella. Lo scorso anno in provincia l'abbiamo fatta con